Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube, un video che esce diciamo un po' fuori dalla programmazione normale che facciamo di solito. Infatti di solito esce un video a settimana il venerdì per via appunto dell'università eccetera. Poi una volta che riesco a liberarvi un po' ritorniamo con la solita programmazione del lunedì e il venerdì. Però questo video esce così perché ci tenevo a farvi vedere un acquisto, anzi due acquisti che ho fatto prima del video acquisti generale di maggio, perché volevo farci un video a parte proprio mirato, perché sono due artbook, sono i miei primi due artbook e avevo voglia di condividerli con voi e farvi vedere. Però come al solito, prima di iniziare facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci bentornati in questo video. Innanzitutto vi ringrazio sempre per tutto il sostegno e ci tengo a comunicarvi una notizia molto importante. Ho iniziato la collaborazione con una fumetteria della mia città che si chiama Climax Comics and Games. Vi lascio il link in descrizione perché ovviamente c'è la fumetteria online, potete acquistare i vostri manga, tutte le novità della settimana, sia manga che comics, ci sono figure, ci sono gadget, controllate bene il sito. Al 5% di sconto col mio codice Nerdando. Vi lascio ovviamente tutto in descrizione, ma anche qui da qualche parte. Fatemi sapere se acquisterete, fatemi appunto, ditemi nei commenti quando utilizzerete appunto il mio codice. Ci tenevo anche a precisare che, essendo una fumetteria di Palermo, per chi è di Palermo può fare il ritiro direttamente al negozio, ma anche al centro commerciale con Forum. Quindi lì potete acquistare, andare a ritirare, magari se non arrivate alla spedizione gratis, che vi ricordo essere 39,90 € in poi. Quindi ragazzi, fatemi sapere tutto, vi lascio il codice, è tutto in descrizione, ma iniziamo subito con il nostro video. Allora, come vi dicevo, sono due artbook, i miei primi due artbook di due autrici che sto amando alla follia, una che amo tantissimo e sapete benissimo da secoli che appunto ne parlo qui sul canale, e l'altra invece che ho iniziato ad apprezzare da poco e sto recuperando tutto. Iniziamo proprio da questa. Sto parlando dell'artbook di Yosaki Saga. Eccolo qui, molto bello, in particolare l'artbook di A un passo da te è di Straw Beige, come potete vedere. Questo l'ho pagato su una ventina di euro, credo, adesso non mi ricordo perfettamente. Ho trovato una super offerta e arriva direttamente dal Giappone, da Tokyo. Ho aspettato un pochino, come potete vedere, proprio giapponese originale. Ho aspettato un pochino di giorni, però alla fine è arrivato. Non vi so dire sinceramente quanto costa diciamo originariamente, però è bellissimo. Adesso vi lo faccio vedere anche un po', lo sfogliamo un pochino, vi faccio vedere le illustrazioni che per me sono bellissime. Io Yosaki Saga la sto riscoprendo con A un passo da te, che l'ho letto, è stato il mio primo manga suo. Poi sto recuperando tramite le ristampe di Panini Straw Beige, Amarsi e Lasciarsi, adesso è uscita la sua nuova opera Sakura Saku, quindi sto letteralmente recuperando tutto e mi sta piacendo tutto, quindi lo volevo assolutamente avere, adesso lo apriamo insieme. Quindi vi faccio vedere un po' di illustrazioni a colori, ecco qui, sono veramente bellissime. Io non ero all'inizio una grande amante degli artbook, almeno non li collezionavo, però ultimamente mi piace moltissimo averli delle serie che amo, infatti li vorrei recuperare tutti, almeno quelli esistenti ovviamente delle serie che sto amando, soprattutto delle autrici che sto amando, quindi è una cosa che è arrivata diciamo da poco. Ecco qui, abbiamo anche degli sketch diciamo proprio del manga in bianco e nero. Alla fine, se non sbaglio, ci sono pure, sì, c'è una specie di intervista e anche, diciamo, una parte dedicata all'autrice che fa vedere i materiali utilizzati appunto per il manga. È un'intervista proprio tutta, ovviamente, in giapponese che non capirò mai, però ragazzi, per chi ama una serie, una determinata serie, queste cose sono veramente belle da avere in collezione. Ora, io Straw Beige non l'ho ancora letto, però ho amato alla follia A un passo da te. Ecco qui c'è qualche pagina di un capitolo del manga. Ovviamente non ve lo mostro tutto perché altrimenti il video non finirà più, però
È veramente molto molto bello. Adesso passiamo al secondo artbook di cui vado estremamente fiera. Il secondo artbook di cui vi sto parlando è un artbook che è arrivato letteralmente oggi e fatico ancora a credere di possederlo veramente. Sarò esagerata, però per me è così perché è un artbook del 2004 se non sbaglio, quindi nuovo impossibile da avere perché ormai non lo ristampano più. Avevo provato anche su Amazon del Giappone, eccetera, non lo trovavo, ovviamente si trova solo nell'usato da rivenditori che lo vendono a tantissimo, però la pazzia è stata fatta. Sto parlando del manga, dell'artbook di Nana, il primo artbook di Nana, infatti c'è scritto First Illustration. Allora, io non so letteralmente il prezzo originario qual era, ma ormai a meno di 100 non si trova, anzi 100 prezzo scontatissimo, l'ho visto anche a 300, quindi ho pensato un po', ma lo dovevo assolutamente avere. Sapete quanto sono attaccata, affezionata all'anime, ma soprattutto anche al manga. L'ho rivisto un sacco di volte l'anime, il manga l'ho letto più volte, ce l'ho tutto, ma soprattutto tutto quello che è uscito di Ayazawa, è la mia autrice preferita in assoluto e quindi io dovevo avere questo pezzo da collezione, infatti l'ho già imbustato, è arrivato letteralmente oggi, ho paura di rovinarlo, però adesso lo apro e ve lo faccio vedere. E niente, ragazzi, per me sono stra felice, stra contenta di averlo. È un pezzo, si può dire, unico, nel senso che il prezzo non è sicuramente accessibile a tutti e quindi non lo so, sono veramente molto contenta. Ve lo faccio vedere subito. Intanto si presenta così e esce proprio da qui, se riesco ad uscirlo. Ecco. Ecco qui, vi faccio vedere il dietro. Questo è l'artbook. Faccio vedere un po' nei dettagli. Allora, vi faccio vedere qualche illustrazione innanzitutto. Ci tenevo a farvi vedere questo che è bellissimo. Un attimo soltanto. Questo sketch con la firma, meraviglioso ragazzi, troppo 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 bello. Poi vi faccio vedere anche questo qui, la prima pagina patinata. Questa qui. La prima pagina patinata che poi, cioè in realtà è plastificata, trasparente, poi giri, come se si aprisse l'album, dei blast. E poi inizia, diciamo, iniziano tutte le illustrazioni, ve ne prendo un paio, diciamo, le prime che mi capitano. È diviso diciamo tipo character o chapter, non so se si pronuncia così. I disegni di Ayazawa, c'è chi li ama, c'è chi li odia, io li straamo. Mi piace soprattutto ovviamente i disegni di Nana, ma anche di Paradise Kiss, di Ultimi Raggi di Luna. Li trovo molto particolari, però sarò di parte, diciamo che tutto quello che sono anni 90-2000 a me veramente mi piace tantissimo i tratti. Vediamo se riesco a trovare qualche altra tavola veramente bella, soprattutto di Nana e Ashi. Guardate che bello questo. Meraviglioso. Poi ho trovato all'interno questi due. Sono una specie di volantini. Il primo, fa vedere appunto una specie di posterino dei Black Stones. E poi abbiamo il fogliettino del debutto del primo singolo sempre dei Blast, ovviamente. E l'iscrizione al fan club, non lo so, è molto molto carino per chi ha seguito l'anime, avere questi, veramente molto molto carino. E niente ragazzi, questi erano i miei due artbook. Fatemi sapere cosa ne pensate, se quali artbook voi possedete, fatelo sapere nei commenti che ovviamente rispondo sempre a tutti. Io vi ricordo sempre il codice sconto della fumetteria per chi volesse acquistare i manga. Prossimamente, nei prossimi video, vedrete appunto l'unboxing di questa fumetteria. Vi faccio vedere veramente tutto, il servizio, l'imballaggio. Quindi vi faccio sapere tutto, ci teniamo aggiornati. Comunque trovate tutto in descrizione e noi come al solito ci vedremo in un prossimo video.